Ok, vi saluto, buonasera, è un contributo per la conferenza Il mistero della colonna vertebrale, guarigione e autoguarigione e ho l'onore e il piacere di intervistare Roger Quatflick. Tu sei belga o olandese? Io sono di origine belga. Belga, benissimo. Dunque, prima di chiederti un po' quali sono le tue attività, tu cosa pensi della colonna vertebrale, un po' come funziona, qual è il segreto, il mistero? La sentiamo la colonna vertebrale o è qualcosa di come un corpo estraneo? No, da parte mia tutto parte dalla colonna vertebrale, visto che la colonna vertebrale nell'embrione va creato dopo il 14° giorno, è proprio il primo discorso che è la cosa più importante nella vita, la colonna vertebrale. E E quali. da lì parte tutto. Cosa significa tutto? L'esperienza vitale e le esperienze olistiche. Quindi la salute, le informazioni sulla salute, Prima di tutto la salute. le informazioni sugli antenati, sulle malattie ereditarie o le qualità ereditarie, Tutto. tutto. L'arte nascosta. Veramente anche all'arte ascolto. È tutto per incontri di te in questo. Quindi è qualcosa di importantissimo, però vedo che ancora non abbiamo nessuna università cominciato ancora a studiare un po' cos'è la colonna vertebrale. È ora che cominciano a fare la domanda della spina dorsale vero proprio e anche magari della colonna vertebrale veramente in luce. E quindi poi tu hai conosciuto Piotr Kunowitz? Io ho conosciuto Piotr Kunowitz, ma prima ho conosciuto suo figlio, Alexander Toscar, nel 2006 e sono cominciato con Alexander a fare i corsi del riallineamento spirituale a Freiburg. E da lì lui mi ha detto, vai, dopo il terzo corso, mi ha detto, vai da mio padre perché tu hai proprio la stoffa di diventare un guaritore spirituale. E da 2007 conosco benissimo Piotr Alkunovis, che in quel momento lavoravo nel paese di Roth, vicino a Coblenzo, dove mi sono arrecato, in cui ho fatto tantissimi corsi con lui e da lì a un certo punto mi ha detto, se tu lavori con me 5 giorni, stiamo insieme 5 giorni, poi faccio la mia valutazione e poi ti posso iniziare come primo allineatore in Italia che lavora con la mia energia universale. E quello è stato nel 2010. Ma cos'è che ti ha colpito? C'è stato qualcosa nel tuo corpo che hai sentito o hai ricevuto subito un beneficio? Qual è stato il momento magico dove tu hai detto, wow, questo è il mio lavoro? Allora, cioè, come io sono nato come tutti, normale, tutto quello che tu vuoi, soffrivo di tantissimi dolori nella spina dorsale, con grossissimi problemi in cui mi hanno anche offerto l'operazione, l'intervento chirurgico, altrimenti se non facevo l'intervento, potevo finire in carrozzella. Sì, chiaro. Dopo essere diventato Master Reiki,
operatore Shih Tzu riconosciuto in Italia. Ho conosciuto Piotr e quando ci siamo visto per la prima volta io l'ho detto, questo è la mia guarigione. L'hai sentito certo. Nel corpo o l'hai sentito come informazione o visivo? L'ho sentito prima come informazione e poi dopo come proprio cambiamento nel mio corpo. Una liberazione, liberazione e una liberazione dei miei dolori. Perché io ero arrivato al punto anche di piangere di dolore alla notte. E dopodiché io in questo momento non ho più nessun dolore. E con il problema che ho nella spina dorsale, comunque faccio 5.000 km al mese per portare in Italia e nel mondo la meravigliosa, il meraviglioso insegnamento di Piotr Alkunovs. In cui lo stimo al, non al 100%, ma al 1000%, perché è un aiuto incredibile per l'umanità. Scusami il mio italiano non perfetto, perché non sono italiano. E così puoi scusare anche il mio, non c'è problema. No. Che io sono professore di italiano, ma dal 72 all'estero. Io Piotr Alkunovs non l'ho più mollato. Adesso il dolore, cioè quella che è la mia esperienza, perché ho intervistato 2-3 mila maestri circa, il dolore spesso si trasforma in sapienza e competenza. Cioè hai trasformato, e in che modo, se ti è cosciente il fatto che ogni dolore, da ogni dolore si è sviluppata una tua sapienza, conoscenza specifica. Allora, io ho imparato di capire che i dolori che vengono è comunque, dal mio punto di vista, è comunque un'emozione non risolto. E accettando le emozioni e risolverlo piano piano risolve tutti i problemi. Se permetti, a parte l'emozione risolta, cioè io vedo che il tuo lavoro è molto creativo e hai sviluppato anche qualcosa di tuo. Il tuo essere quando arriva funge da ponte per la guarigione, giusto? Quindi il dolore, un po' la mia esperienza, non è solo un'emozione non chiarita, ma è anche un talento innato, non vissuto. Cosa ne pensi di questo? Cioè che hai trasformato il dolore in competenza, in sapienza. Allora, io penso che almeno per quello che mi riguarda me, che ho dovuto soffrire per capire quello che è la soluzione. Okay. E la soluzione in principio è solo l'amore. E quando sono cominciato a capire quello, che io sto capendo ancora adesso, sto imparando ancora adesso questo. Anch'io. Tramite le giornate di guarigione che faccio, e anche che adesso sono istruttore dell'allineamento spirituale, sto proprio vivendo l'amore vero e proprio. E l'amore vero e proprio porta, fa scomparire tutti i dolori. Solo che penso che io ho dovuto capire cosa vuol dire essere dolorante, piangere alla notte dei dolori, per capire cos'è l'amore. E quindi la sofferenza nel mio caso è stato un grandioso aiuto, insegnamento per arrivare alla soluzione, ma ci volevo Piotr Alkunovs per farmelo veramente a capire, e qui lo sono grato per tutta la mia vita.
Quindi le tue attività, quelle che fai adesso, sono quelle di fare consulenze individuali o allenamenti individuali e gruppi e conferenze, giusto? Sì, Ok. io sto da 5 anni, sto girando tutta Italia e spero anche fra poco in tutto il mondo, o almeno il paese europeo più vicino, di portare l'insegnamento di Piotr Kunovs, con gratitudine, umiltà. La tua esperienza più bella. La mia esperienza più bella sono le persone che sono guariti da veramente grave patologie. Non posso dire le patologie, ma persone che sono guariti con grandi disturbi, grandi dolori, grandi problemi e non hanno più niente. Oppure vedere le persone che da oggi a domani, dopo l'allineamento, cambiano la vita nel benessere e nella soluzione per vivere la salute come devono vivere. Grazie. Prego. Questa è la mia compagna che è Sono allenatrice anch'io. allenatrice anche lei, che mi sostiene in un modo veramente incredibile. Non possiamo lasciarci uno l'altro perché uno sostiene l'altro, e quello che io non capisco perché non sono italiano, traduce Come Piotr e Cerlini, insomma, si compensano. Se hai Perfetto. occasione di vederle, ce li saluti tanto. Va bene. Comunque, noi ogni volta che Piotr viene in Italia, noi ci siamo come suoi aiutanti. E ogni volta che Piotr fa il raduno nazionale o internazionale a Berlino, noi non manchiamo mai, perché sappiamo che lui è un guaritore mondiale, più grande. Non so come lo devo dire, Non ma ci non sono ci parole, sono parole. penso che non tanto Stavo dire. per venire Penso che anch'io non in sanno. Italia adesso ad aprile, quindi ci saremmo forse visti, Sì. ma forse in un'altra Okay. occasione. Scusa. Stavo per venire anch'io in Italia adesso, in aprile, no? Va bene, io farei qui. Sarà sicuramente l'occasione che ci vediamo. Bene, intanto ci siamo visti così. Io faccio adesso un'interruzione tecnica per tagliare il video, così non c'è bisogno, e richiamo subito tra 1 minuto, così parliamo delle altre cose, va bene? Va bene. Ok, grazie. Prego. Come fate a dire?